Primo pesce allamato per questa canna e per questo mulinello. Ok, la canna non è questo il futuro per cui l'ho pensata. Ok, però sono voluto venire a collaudarla con in fosso, anche se la voglia è quella di provarla con su il filo del 30 alla ricerca di qualche siluroto. È successo uno 0,20 e sono venuto alla ricerca di quello che capitava in fosso. Quello che è capitato è una carpotta che apprezzo tantissimo. Ah. Ok, wow, questa è una 8 metri circa, non l'ho neanche misurata, gli ho messo per il momento un solo vettino in nylon, a innesto il vettino, un po' duretto, comunque l'ha mangiata, l'ho sentita. Ok, ma quello che mi piaceva farvi vedere era il mulinello GS13 della Daiwa. Questo è un mulinello anni 80, secondo me primi anni 80, un vecchio Daiwa che mi piace un casino. Peccato non avere la bobina di ricambio, questo me l'ha regalato Mauro, che ringrazio tantissimo. Bene, collaudato in pausa pranzo con questa carpotta. Nylon 0,20, jighead 1,8 e un paio di lombrichi. Io non ti tocco neanche e ti lascio tornare a quello che stavi facendo. Ciao bella! Per la verità sono venuto anche per ringraziare tutti voi. Tutti voi, anche un po' me stesso, nel senso che il canale è arrivato a superare i 40 milioni di visualizzazioni in questi giorni. Io speravo di arrivarci a fine anno e ci sono arrivato con un paio di mesi di anticipo, merito anche di un video che ho girato in questa zona qualche tempo fa e che ha fatto da solo 400.000 visualizzazioni nel giro di 5-6 giorni. Pazzesco. E mi ha portato, vedete, tanti si lamentano del titolo clickbait. Il titolo io lo dico mille volte, il titolo di un video deve incuriosire, deve mettere voglia di aprire il video. Se in un titolo c'è già scritto tutto, Ma perché uno dovrebbe aprire un video? Ok? Questo può andare bene, cioè il titolo descrittivo può andare benissimo quando faccio, quando descrivo una tecnica di pesca o quando costruisco un pesciolino artificiale. Allora in quel caso lì è giusto mettere un titolo descrittivo, ma in tutti gli altri casi, quando faccio vedere una semplice storia di pesca, ma se il titolo non è curioso, ma perché mai uno dovrebbe aprirlo? Pensateci ragazzi, pensateci voi ragazzi che volete mettervi a fare video anche voi. Io, a me è andata di fortuna e lo dico sempre, quello che ci ho messo è stata tanta passione. Sono diventato uno youtuber per caso e sono più che contento. Infatti sono il primo che si stupisce quando vedo il riepilogo
dei dati che ottiene il canale, sono il primo che si stupisce. Però vuol dire che tanti mi apprezzano per quello che sto facendo e io sono molto molto contento. Io andrò avanti, non è che adesso tra un po' facciamo i 10 anni di video, ma sicuramente vado avanti fino a che non mi stufo. Comunque grazie per tutto, ragazzi, ma ci risentiamo tra un mesetto per l'anniversario del canale. Dai, ragazzi. Ciao.